Buonasera cari amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Ascoltiamo attentamente cosa il Maestro Alan ci rivela sulla più alta carica del nostro Stato italiano. Grazie per la vostra presenza. Sono Alan, preziosa creatura. Noi oggi vogliamo progredire con segreti di Stato? Anche, ma non solo. Oggi so di far felice Nostra Signora, che ignorandosi in ogni dove, procede in fede e in fiducia con Dio. Sento Nostra Signora che brontolando, inizia a vederci chiaro? Ancora no, ma è in procinto d'arrivo. E mi spiego. Quando noi annunciamo certi eventi, anche se diciamo domani, ella sa che quel domani è ignoto, come del resto lo è ogni domani. Ma per lei, che tutto sa a livello intuitivo, lei sa, potrebbe essere tra mesi e anni, e questo lei lo ha verificato in ogni dove. Quando abbiamo iniziato a dirle, guarda, un giorno sarai su tutti i giornali. Questo accadeva esattamente 21 anni or sono. Ma lei non ha mai fatto tesoro delle nostre lusinghe. Anzi, era il bello che si sentiva presa in giro. Ma così è per colui o colei che viene in nome del Signore. Lei non si aspetta mai nulla dalla vita, e pur essendo lei il fulcro del mio e lo vostro mondo, lei non avverte che possa essere fraintesa e picchiata a morte. Eh sì, cari amici, come potrebbe lei, con il suo cuore tenero, ma forte nella fede in Dio, procedere per le vie di questo mio e vostro mondo, se lì non si verificasse l'essenza divina? Sarebbe derisa, trucidata e messa a morte, così come è toccato fin adesso a coloro che volevano essere onesti e o sinceri. Ma da questa cosa non si sarebbe mai potuto uscire se veramente non fosse per lei, che indistintamente opera in ogni dove, senza né se né ma. Espone la sua vita in ogni dove, senza mai pensare a se stessa. Certo che il suo cibo preferito è un non è certo il coniglio, vero Gino? O chi per altri si ciba di così tanto o così tanta testardaggine nonché vigliaccheria in ogni dove. Ogni giorno si riduce ad effetti modesti e guai dire a lei che diventerà una star. Ma lei è una stella in tutti i sensi. Lei è la luce del mondo e niente altro.
se così si può dire e odare. Oggi procediamo con certi intrecci di Montecitorio, che non a caso si chiama così. Nel senso, quando sei arrivato in cima al monte, ti citerò io. Quanti intrighi tra politicanti, cleretto e oclero. Ora stanno pensando a chi deve vincere le primarie. Ancora hanno il coraggio di voler vincere. Quotati idioti, non avete ancora capito che a Montecitorio non c'è più nessuno degno di essere lì? Avete usurpato tutto a tutti. Fini, il galantuomo vuole segare il celeberrimo nemico, Berlusconi. Ma non ce la farà. E se lo farà, sarà per poco, poco, poco. Arriverà Nostra Signora, pronta per il lancio. E questo tra non molte settimane. Pensate, amici, in gergo occultistico, Madonna significa la donna che sa. Non a caso si dice smadonnare. Vi sembra un paradosso che una Madonna smadonni? No, amici. E sapete cosa vi dico? Lo faremo decidere a lei. Quando lei si sente pronta, sarà sbalzata su tutti i giornali, cosicché costretta a manifestarsi per le troppe farse e falsità. Stufa, stanca di certe facce di cartone, per non dire altro. Si spostano come furetti in vista di qualche poltrona persa e o affamata da canali sempre più sinistri in ogni dove. Avete visto voi in televisione Di Pietro come un agnellino è ricomparso da Santoro? Avendolo supplicato, salvami tu, io non c'entro con le mie passioni per il mattone. Ho rovinato la mia famiglia, nel senso lui aveva diagnosticato tutto, tutto, tutto. Era così per bene che lo dovevano votare. E per far sì di mettersi al sicuro, il denaro del partito ha dovuto investirli per poi restituirli. E si intende, secondo lui. Ora che tutto esce e uscirà allo scoperto, anche i Santarelli hanno finito. Sì, hanno finito di raccontare le loro storie. Non a caso il terzo segreto di Fatima lo dice, il vescovo vestito di bianco. A proposito, avete sentito cosa dice questa parola, vescovo? Vescovo. Detto in romanesco, la dice lunga. Dice esattamente ciò che noi stiamo facendo. Li staniamo, vengono scovati questi truffaldini, inefficaci
e roditori di denaro pubblico. Il vescovo, che tremolante attraversava una città in rovina. Che dire, più azzeccata di così, la previsione del terzo segreto di Fatima non lo poteva essere. Intanto, è vero che è vestito di bianco, perché scovandolo, il vescovo, facciamo pulizia, vero Fio? Per tornare al malaffare che alberga in ogni dove, cosa dite se oggi ci interessiamo più da vicino al capo di Stato napoletano? Ci stai, Fiorella? Sai cosa rischi? Non ti interessa? Allora procediamo. Napolitano, invischiato con toghe molto quotate, avrebbe voluto annientare anche lui Berlusconi, ma non si poteva scoprire più di tanto, avrebbe fatto arrabbiare troppa gente. Così chiamò Monti. Subito si affrettò nel dargli la pensione onoraria a vita. Senatore a vita. Perché così si poteva tacere su troppe cose. Poiché Monti, assetato di denaro, non disdegna mai niente quando i soldi sono veramente tanti. E così si è messo al suo servizio, con molta diplomazia naturalmente, perché nulla doveva trapelare dai loro accordi. Oggi te ne do io uno, Monti Napolitano. Perché non avete fatto le cose migliori per l'Italia, che grazie a Dio ha molte più possibilità di rinascere rispetto a altre nazioni, che rimbombanti sì, ma che al succo poco resta dei loro affari e olauti guadagni. Ve lo dico io il perché. Affiatati con il Vaticano non si può procedere al meglio. Sarebbe come dire, ora facciamo piazza pulita e la Chiesa deve restituire tutti i soldi sporchi che ha lavato in questi ultimi decenni. Si sa, mafia Stato o Stato mafia. Non si può permettere di svelare con nomi o cognomi coloro che sono in persona la mafia stessa. E non perché sono boss nascosti, questo no, sono boss insospettabili. Questo è quanto per ora diremo. Il primo boss mafioso è il vostro capo di Stato napoletano. E lo dico con nonchalance, vero Fio? Faremo affiorare tutti gli scandali connessi al galantuomo e brav'uomo politico ammirato in tutto il mondo, ovvero dai leccaculo come lo è lui, ma in tanti sanno chi è veramente lui. In realtà è senza dubbio il più grande delinquente. E sapete il perché? Toghe su toghe pronunciano il suo nome con un nome segreto
per non far trapelare nulla e o niente di ciò che sanno. Complimenti, Fiorella, ti vedo così distaccata e qualunquista. Ed era questo che dovevamo aspettare. Perché le cose da dire sono talmente tante che non si potrebbero nemmeno pronunciare se non ci fossi tu sulla terra. Grande grazie, Nostra Signora. Sii tu benedetta tra le donne. E guai a te se non lo pubblichi, anche se so che ora sei disposta a tutto. Guai a voi, che volete far notare quanto sia cretina lei che si espone così. A voi dico, sarebbe meglio che vi legaste un macigno intorno al collo e vi gettereste nel mare. Oggi come oggi possiamo procedere per le vie del Signore, in cielo e in terra. E voi, paffuti, nonché cornuti signorotti, ritiratevi in tempo, prima che il mondo sappia dalla sua bocca e ad alta voce e in tutte le piazze. È finito. È finito il suo esilio. Oggi come oggi noi sappiamo che da un momento all'altro ella potrebbe decidere di uscire allo scoperto. Sì, procediamo apertamente in ogni dove. Sia lodato il Signore e sempre sia lodato. Ecco amici, non c'è nulla da aggiungere, ma solo da riflettere. Grazie sempre per la vostra preziosa presenza. Passate parola. È importante sapere chi ci guida. Alla prossima.